tutti posti in piedi la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli per la presentazione del nuovo libro del giornalista del quotidiano Il Mattino, Vittorio Del Tufo. Arricchito dagli scatti del fotoreporter Sergio Siano, 30 reni, storie di Napoli magica, questo è il titolo, è un viaggio nella Napoli del mito e della leggenda. Il fiume fantasma, il ponte degli impiccati, il diavolo della pietra santa e i segreti di Virgilio Mago, i grandi misteri archeologici, dai ruderi di Posillipo ai sotterranei del centro antico, dove si invocavano gli dei e dove un principe alchimista, Raimondo di Sangro, metteva a punto le sue strabilianti invenzioni, anticipando la scienza di almeno 100 anni. Del Tufo va oltre il semplice reportage giornalistico, raccontando i misteri che non solo tanti turisti affascinano. Ho cercato di scrivere un libro che raccontasse delle storie, storie vere, storie napoletane, alcune d'amore, alcune di morte, storie di incantesimi, di maledizioni, storie che restituiscono una dimensione mitica e leggendaria della città, nella quale siamo quotidianamente immersi e calati, spesso senza rendercene conto, distratti come siamo forse dal degrado che soffoca quel vero scrigno di tesori d'arte che è la nostra città. I tesori d'arte e cultura e anche i misteri della città fanno parte veramente, sono veramente un atto costitutivo della città. E Napoli è una città talmente stratificata dal punto di vista storico, passata attraverso tale e tante sedimentazioni successive, che è diventata con i secoli una città a sfoglie, che si può appunto sfogliare come un meraviglioso libro di storia e che custodisce come uno scrigno i suoi segreti e i suoi misteri. E quando ti sembra di conoscere tutto ti accorgi che devi ricominciare da zero, perché una città è inafferrabile, non riesci mai ad afferrarla del tutto.